Israele ha dichiarato formalmente guerra a Hamas. Fra le prime decisioni strategiche sembra probabile un'offensiva di terra. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di distruggere il gruppo terrorista affermando che sarà una guerra lunga. In oltre due giorni di intensi combattimenti sono almeno 700 fra civili e soldati gli israeliani uccisi, circa 100 presi in ostaggio che potrebbero essere usati come moneta di scambio o scudi umani da Hamas. La portata dell'attacco sta diventando chiara con le notizie secondo cui 260 corpi sono stati trovati in una sede di un festival musicale all'aperto, dove molti partecipanti sono stati massacrati dai terroristi che non hanno esitato a sparare sulla folla. Queste le immagini di un altro attacco effettuato contro civili da parte di militanti islamici. I civili di entrambe le parti stanno pagando un prezzo elevato. Israele ha colpito oltre 800 obiettivi a Gaza, praticamente raso al suolo la città di Beit Hanun, al confine, segno che Tzal pensa di avanzare via terra. Oltre 400 i morti palestinesi. Gli Stati Uniti hanno promesso sostegno logistico e stanno inviando la portaerei Ford, la più grande della flotta USA, verso il Mediterraneo orientale per dare supporto a Tel Aviv, attaccata adesso anche da nord, dai libanesi di Hezbollah, sostenuti da Teheran.